Ciao, sono Madame, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia. Io e Laura Pausini ci stiamo già sentendo, quindi tra l'altro probabilmente è proprio grazie a Radio Italia, perché io durante il Festival di Sanremo avevo detto appunto su Radio Italia che avrei voluto scrivere per lei ed evidentemente a lei il messaggio è arrivato, perché poi ci siamo sentite, ci siamo salutate, confrontate e adesso quando finirà tutto questo ambaradan, come si dice in Veneto, mio e suo, probabilmente inizieremo veramente a lavorare insieme ad un progetto in cui appunto sarò autrice, speriamo, di Laura Pausini. Dopo Sanremo non ho ancora ripreso con la DAD, in verità, perché appunto sono qui a Milano che sto lavorando, che sto facendo interviste, cose. E quindi in realtà adesso sto consegnando dei compiti e poi riprenderò a fare delle lezioni private per poi dare appunto gli esami di maturità a giugno, luglio, quando si faranno. Allora, se potessi, con un colpo di spugna probabilmente, cambierei un bel po' l'istruzione italiana e di tutte le scuole, forse principalmente le superiori, e poi darei una bella tranquillizzata a tutti. Dirti mi sei mancata in un bosco di me, c'è un rumore incessante, lo faccio da parte, tu sei la mia. Allora, io nella vita di tutti i giorni frequento molto spesso ambienti naturali, soprattutto appunto a Creazzo, dove vivo. In un bosco di me, appunto, è praticamente un paragone tra una foresta, un bosco, un prato, qualsiasi cosa di ambiente naturale e quello che ho dentro di me. Nel mio bosco, diciamo, vedo tanti salici piangenti e tante liane. Salici piangenti perché mi rilassano e mi tengono al sicuro, all'ombra, come se fossero una casa. E le liane perché è un po' il mio modo di vivere, io mi appendo tra una corda e l'altra e salto e vado avanti e magari qualcuna mi tira giù e quindi devo appendermi a un'altra, insomma è una bella metafora per la vita. Dove sei finito amore, come non ci sei più, e ti dico che mi manca, se vuoi ti dico cosa mi manca. Diciamo che i miei genitori sono molto molto contenti di quello che è successo al Festival di Sanremo. Io ero con mia madre, mio padre ci guardava da casa, però devo dire che giocano un ruolo veramente importante nella mia vita, perché appunto spingono se c'è da spingere e mi tengono con i piedi per terra quando ce n'è bisogno, quindi sì. E poi sono anche degli ottimi consulenti, perché chi ti può dare i consigli migliori oggettivamente se non le persone che ti amano di più al mondo? Io ho questa fortuna di avere dei genitori che mi amano, quindi insomma ne usufruisco per quanto posso. Grazie ragazzi di avermi ascoltato su Radio Italia e ci vediamo la prossima volta. Un bacio.